Termina 1-1 la sfida tra San Buceto e Nero Stellati, una gara tra due squadre che vogliono concludere l'anno fuori dalla zona playout con una bellissima vittoria. Partita molto in equilibrio nelle prime battute di gioco, entrambe le squadre si studiano attentamente. La prima occasione arriva al settimo minuto, cross dalla sinistra diretto a Di Ciccio, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Dedeo. Al 14esimo risponde il San Buceto con Pietro Antonio che fa partire un cross dalla sinistra. Il cross diventa un tiro pericoloso che si stampa sul palo. Sulla ribattuta arriva Anzalone ma non c'entra lo specchio della porta. Alla mezz'ora torna in avanti i nerostellati. Palombizio si smarca bene. Scavetto per superare Dedeo. Iarocci salva sulla linea. Pontarelli raccoglie il pallone ma spara alto sopra la traversa. Al 38esimo ci riprova il San Buceto su calcio piazzato. Sul pallone ci va Vitale ma la palla fa la barba solamente al palo. Allo scadere arriva il vantaggio del San Buceto. In fase di impostazione Iarocci trova l'estremo difensore Peligno disattento, ci prova da lontano e trova il gol dell'1-0 casalingo. Nella ripresa partono forti i nerostellati e reagiscono allo svantaggio subito. Al quarto minuto cross dalla destra di Del Gizzi, ci prova Palombizio ma spara alto sopra la traversa. Al decimo minuto i nerostellati trovano il pareggio con Pontarelli che sfrutta alla perfezione la punizione di Schirone e con un pallonetto segna l'1-1 per i nerostellati. Al quindicesimo si fa rivedere il San Buceto in attacco, cross dalla sinistra di Mozzoni, arriva Mangiacasale che non ne approfitta e tiene il risultato sull'1-1. Al 23esimo parte il contropiede dei nerostellati con Pelino, costo costo contro tutti, tenta anche la conclusione ma la palla è sopra la traversa. Ancora nerostellati, sempre con il loro numero 7 che al 47esimo cerca di ingannare Dedeo sul primo palo ma quest'ultimo è reattivo nel momento della conclusione. Termina con un pareggio la sfida del Cittadella dello Sport di San Buceto tra San Buceto e Nerostellati, squadra di casa che non vince da 4 partite, mentre Nerostellati che allungano a 4 la loro striscia di risultati utili consecutivi. Allora mister, un primo tempo un po' in ombra, comunque il San Buceto vi è venuto ad attaccare anche abbastanza alto, però poi nel secondo tempo avete reagito forte, è arrivato il gol del pareggio con Pontarelli, però che cosa è mancato? Comunque era questo che vi siete programmati in settimana? Ma io devo dire che il primo tempo la vera occasione da gol L'abbiamo avuta noi. San Buceto ha fatto gol con l'aiuto del vento, da una distanza siderale. Il calciatore ha calciato da oltre 30 metri. Insomma, ecco, il nostro portiere è stato inoperoso. In realtà, per computo di occasioni, devo dire che insomma meritavamo qualcosina in più. Però il calcio è questo, noi rispettiamo il risultato e senza nulla dire, insomma. Mister, allora un primo tempo dove il possesso palla è stato completamente vostro, comunque avete creato tanto, la maggior parte del tempo avevate voi il pallone, però poi nel secondo tempo vi siete un po' spenti, che cosa è successo? C'è paura di vincere, c'è tensione, i ragazzi sono molto nervosi perché manca la vittoria da un po', e nel secondo tempo, come dice lei, questo si è visto in maniera clamorosa, perché fai gol del vantaggio a fine primo tempo, l'inerzia della partita dovrebbe girare completamente a favore tuo, invece siamo entrati spaventati perché purtroppo c'è tensione, manca la vittoria, i ragazzi sono nervosi e quindi che ben venga questa sosta per ricaricare le batterie.